fare. Scusiamo un po' per il ritardo, iniziamo un po' i lavori. Io faccio stasera con la moderatore, oggi tocca alla città di Bolino, ma su segnalazione di qualcun genere, alcuni moderatori. Questa mattina è stato il parroco della cattedrale, Don Leonardo Camanzi. Oggi tocca a me come diciamo collaboratore un po' all'interno del Consiglio pastorale del parroco stesso, però a me piace ricordare che vengo più che altro qui in rappresentanza del coro Beato Luci, perché presso la cattedrale di Bolino da 7 anni c'è un coro di giovani, all'esclusione di questo momento, che hanno le liturgie e quindi ci teniamo che questo coro ovviamente perpetui in un certo qual modo e diffonda anche attraverso i nomi, insomma, i nomi del Beato Luci. Io sono già provato assai perché il primo lavatore invece questa sera è come dice Serato che abbiamo a vita, è il padre Felice Autino, che è originario del napoletano, Castellammare di Stabia, un religioso sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali, che ha conseguito il dottorato di storia della Chiesa, la facoltà di storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana, con una pubblicazione di un'analisi molto interessante, la provincia francescana conventuale di Napoli. Quindi diciamo che il suo attivo ha diverse pubblicazioni e volumi, però quando ho pubblicato il libro con lui, proprio prima del padre Attini, in pratica soprattutto sulla provincia napoletana ha fatto degli studi particolari. E dall'altra parte, ma c'è di tutto, d'altra parte noi che siamo un po' vicini, perché comunque prima dell'Unità d'Italia abbiamo avuto Napoli come se fosse una specie di nostra capitale, quindi ci sembra un po' tutti a casa da questo punto di vista. Qualcuno so che sarà anche metà territorio di essere capitale, per cui a Bari stanno facendo una serie di conferenze che stanno cercando di abbandonare, di guardare che l'Unità di Stato è giusto. Vabbè, vediamo subito questa parola. Poi abbiamo anche c'è proprio dalla restaurazione borbonica, la soppressione piemontese, che dalla laurea in storia civile presso l'Università Federico II, con la tesi dal titolo del cardinale Guglielmo San Felice, la sua azione pastorale nel collegio del 1884 a Napoli, gli studi che sono ricordati tra la Napoletana. Però dal 2018 risiede ad Assisi al Sacro Convento. Questa sera ci parlerà del titolo di padre maestro della organizzazione degli studi accademici dell'ordine francescano, dati storici e meriti personali di Fasano. Ma cominciamo a vedere subito che significa questo padre maestro, perché molti di voi penso che non lo sanno bene. Lui gentilmente ha detto il titolo. Se siete terrorizzati non vi preoccupate, state tranquilli, visto che anche per l'orario, per il tema, io mi rendo conto che il mio tema concilia molto il sonno, quindi è importante non frustrare, perché se no frusta la tesi la colma. Quindi detto questo, spero che abbiate estrema misericordia verso la mia persona. Ecco, come imposterò la mia relazione? In 3 punti importanti. Io cercherò di far emergere i punti salienti, poi chi è interessato a assorbirsi i particolari rimanderò poi alla pubblicazione del testo, anche perché ritengo che sia utile solo dare gli elementi fondamentali, altrimenti vi ripeto penso che inizierete a dormire, quindi non leggerò, non vi preoccupate, anche perché non riuscirei a leggermi, mi imbroglierei nella lettura. Quindi 3 punti importanti della mia relazione. Primo punto, la struttura scolastica dell'ordine. Secondo punto, tratterò quello che anche era il rito del conferimento del grado di maestro in sacra teologia nell'ordine dei frati minori conventuali. Terzo punto, i meriti del padre Fasani. E cercherò una relazione di fare emergere poi rispetto al ruolo del padre maestro, di maestro in sacra teologia, luci e ombre del titolo, perché voi sapete molto bene che
nella storia dell'umanità una sola è l'Immacolata Concezione e si festeggia l'8 dicembre, tutto il resto, ahimè, siamo creature fragili e peccatori, per cui il titolo spesse volte garantiva dei tipi di servizi e dei ruoli che nel servizio della Chiesa di Gesù Cristo avevano poco a che fare, però lo diciamo anche per dare completezza rispetto a questo titolo e anche per fare emergere il fatto che il Fasani della Lavezza Cardiologia non ne ha fatto una sorta di medaglia da mettere in petto e neanche voleva che gli altri gli cantassero voi canterete gloria a mezzo, ecco, per averlo fatto pagare, assolutamente no. Iniziamo qui dal primo punto. Innanzitutto San Francesco non ha mai sposato l'ignoranza, chiariamo subito questo concetto di base. San Francesco sì, casomai ha ritenuto riprovevole il fatto che un frate potesse strumentalizzare la cultura appunto come medaglia da mettere in petto. La cultura era vista come un servizio e non per niente dice il padre Bertazzo, che può parlare molto ovviamente su questo, ma Sant'Antonio dice in modo molto chiaro: sono molto contento che tu possa insegnare teologia ai frati, purché, aggiungo io, sia un servizio all'uomo. E questo è molto importante perché quando l'ordine, boicottaggio del microfono, quando l'ordine ecco, ha maturato anche una sua struttura giuridica, c'è stata anche un'evoluzione per quanto riguarda gli studi. Questa evoluzione ha permesso anche una certa stabilizzazione, non soltanto del percorso scolastico, ma anche di chi doveva impartire l'insegnamento agli studenti. Le costituzioni assisane in origine nel 1275-1292 già ci danno delle indicazioni precise in cui gli studenti che ecco, evidenziava un particolare attitudine allo studio, era bene che i ministri provinciali li sostenessero non tanto per conseguire gli gradi accademici, quello era naturale come completamento degli studi, ma che favorissero questo tipo di apostolato. Il motivo, ripeto, non è soltanto per dire un capitolo provinciale io ho tolto il numero di laureati, soprattutto perché nell'evoluzione, o meglio ancora nella istituzionalizzazione dell'ordine, si esigeva che il frate, impegnato nella predicazione, nell'insegnamento o anche nella direzione spirituale o nella confessione, avesse una necessaria preparazione teologica. Diremmo noi, per non dire sciocchezze, né dall'altare che nelle confessionali. Insomma, meno fanno danni e meglio è, insomma. Ecco. Quindi, attenzione, l'obiettivo dello studio era offrire una preparazione culturale che non era prevalente sulla vita spirituale, sul percorso di conversione, ma che si integrasse alla vita spirituale del frate. E questo è un aspetto molto importante, perché la stessa evoluzione dell'ordine dal punto di vista scolastico terrà conto non soltanto di questi sviluppi, tra virgolette, istituzionali, ma anche della ratio studiorum della Chiesa, che chiaramente nel corso dei secoli ha avuto anch'essa una sua maturazione. Nell'evoluzione successiva un ruolo importante lo hanno nella storia dell'ordine di conventuali le costituzioni urbaniane, le quali fisseranno in modo assolutamente preciso ciò che già è avvenuto nei secoli precedenti. Fondamentalmente fino al 1628, l'anno in cui le costituzioni urbaniane verranno rese operative per l'ordine stesso, la struttura scolastica era abbastanza impegnativa. Considerate che a termine del noviziato, quindi quando i religiosi mettevano la professione religiosa, ecco, iniziava il percorso scolastico. Il noviziato fondamentalmente si metteva ai voti tra i 16 e i 17 anni, con le costituzioni, e le costituzioni aumenteranno abbassando l'età. Chiudo subito la parentesi perché non è questo il luogo dove trattare questi argomenti. Iniziava il percorso che comprendeva la divisione in ginnasi triennali, terzo, secondo e primo anno, in ordine decrescente, dove si studiavano appunto materie specifiche che avevano come obiettivo di formare appunto questi studenti. Quindi nel ginnasio di terza classe si studiava la dialettica, in seconda classe si studiava la filosofia e la teologia nel ginnasio di prima classe. La dialettica è lo studio della logica e della retorica, la filosofia nel secondo anno era la metafisica,
si studiava la psicologia o l'anima e quindi poi l'etica. Invece per quanto riguarda il generale di prima classe era la teologia ovviamente detta insieme a quelli che erano fondamenti di Sacra Scrittura e della casistica, che erano una sorta di primordi di teologia morale. Attenzione, il passare da un ginnasio all'altro non era automatico, mi si passa il termine, non c'era il 18 politico. Anzi, uno dei criteri importanti nella storia per i conventuali era anche la selezione dal punto di vista culturale, cioè gli esami, se tu non li superavi, non era automatico che andassi avanti. È chiaro che i noviziati con 15, 20, 25 novizi candidati agli ordini sacri, e quindi considerate che alcune province religiose avevano anche 2, 3, 4 noviziati, la selezione dei candidati veniva non soltanto sulla vita spirituale, questo era noviziato, ma anche evidentemente sulla cultura. È chiaro che se dimostravi sul campo di non avere capacità di continuare, era previsto un percorso a parte che si includeva con ordinazione e diventava il parente da messa delle comunità, non quindi potevi ambire gradi accademici. Detto questo, la selezione quindi era naturale e completato il percorso del ginnasio di prima classe con esame rigoroso, si poteva poi eventualmente accedere agli studi superiori. Gli studi, per poter utilizzare un termine abbastanza familiare a noi oggi, erano le università, ecco, studi, si chiamano in termine tecnico studi. E l'accesso agli studi avveniva attraverso esame, c'era un numero chiuso e chiaramente si sostenevano gli esami orali, poi con le urbaniane venne previsto anche l'introduzione di un esame scritto, oltre che l'esame orale in una commissione di padri dello studio che vedeva sulla teologia e la filosofia. Detto questo, c'era chiaramente poi in base a come andava a orare poi successivamente lo scritto, una graduatoria e in base al numero previsto si poteva accedere agli studi universitari. Interessante notare che gli studi universitari, le costituzioni urbaniane, ne indicano in tutto l'ordine appena 8. Mentre per esempio, fatti capire, i ginnasi di terza classe erano 40, i ginnasi di seconda classe 20 e i ginnasi di prima classe 10. Significa che mentre i ginnasi di terza classe fondamentalmente erano ubicati in quasi tutte le province, di seconda e prima classe erano province che si univano per poter concentrare sia il numero degli studenti come anche dei docenti. Ma questo sta a significare anche il grado di selezione previsto nel percorso. È importante sottolineare il rinnovamento degli studi da parte del Montanari, il quale non facilita la selezione per coloro che volevano arrivare ai gradi accademici, anzi li rende ancora più esigenti. Il Montanari introduce appunto l'esame orale per la missione, ma anche prevede l'esame orale tra quello orale per il conseguimento del grado accademico. E soprattutto introdurrà anche la verifica di quelle che erano le direttive da parte dell'ordine, cioè i documenti riguardanti la formazione e le innovazioni da seguire in tutti i collegi di ogni ordine grado, non era soltanto una lettera che il ministro generale inviava ai ministri provinciali e ai responsabili delle case di formazione, c'era la verifica veniva attraverso la visita del ministro generale o attraverso i suoi collaboratori, i cosiddetti soci. Si verificava se il ministro provinciale o i direttori, potremmo chiamare reggenti degli studi, applicavano queste normative. Qualora si fosse verificato qualche negligenza, saltava la sedia, quindi questo deve essere chiaro. Cioè tu venivi informato che da questo momento in poi non eri né più provinciale, né più provinciale, né più reggente. Cioè un principio che per oggi può sembrare abbastanza rigido, no? Di una certa rigidità, era molto semplice, è così e si cammina così, punto e basta, non è che c'è da discutere. Una logica che un pochino oggi sembra un po' sfida con la nostra mentalità, però era questa la logica. E questa direttiva è rimasta fondamentalmente nella famiglia religiosa, perché le costituzioni urbaniane poi ebbero degli aggiornamenti nei secoli successivi, fondamentalmente fino a che non entrano in vigore le nuove costituzioni nel 1932. Dico questo perché il Fasani, conseguendo il titolo accademico,
non è stato per lui un percorso tra virgolette facile. Ovviamente non si è sottoposto ai rigidi criteri selettivi che era previsto all'interno del percorso scolastico dell'ordine. E in base a questo percorso scolastico, io vi ho accennato, poi chi è interessato potrà leggere sul testo, ha dovuto sostenere i vari passaggi del terzo, secondo, primo ginnasio di una classe, poi l'esame di ammissione agli studi superiori, quindi poi per il conseguimento di grado accademico, appunto, quello che era l'esame comprensivo di scritto orale a cui si è sottoposto e dove comunque ha dovuto fare sintesi della preparazione di tutti questi anni. Primo punto è questo. Il secondo punto, ecco, il rito previsto per il conseguimento del grado accademico. Il rito previsto per il conseguimento del grado accademico era proprio un rito che aveva una sua solennità. Non era tanto una sorta di semplice pompa magna, oggi potrebbe sembrare a noi un rito estremamente baroccheggiante, era il riconoscimento di uno studio costante e sistematico di chi comunque arrivava a conseguire un risultato scolastico sicuramente significativo. E quindi vi era il riconoscimento pubblico di un impegno, ma anche di un obbligo morale, di un servizio che, almeno teoricamente, lo ribadisco, non era quella cosiddetta medaglia da mettere in petto, ma era un servizio alla Chiesa e agli uomini che ovviamente questi padri maestri avevano incontrato con l'attività scolastica o pastorale o come pastori. Il rito era svolto, ripeto, con la massima solennità ed era il conseguimento del grado accademico avveniva attraverso la presenza del ministro generale o di un suo delegato. Dal 1561, con la bulla ut amplioris, venne stabilito che venne concesso al ministro generale l'autorità di concedere in perpetuo il titolo agli studenti, senza che ci fosse un delegato della Santa Sede o il cardinale protettore dell'ordine. E quindi il ministro generale, o un delegato, in questo momento tanto importante, e vissuto anche solennemente la presenza dei docenti, degli alunni, parenti, amici, che potevano arrivare nella sede dove avveniva l'evento, chiaramente dello studio universitario, iniziamo con una serie di tagli di rito che io ho messo nel testo e poi attraverso dei passaggi che possono ricordare per certi aspetti l'ordinazione episcopale, per certi aspetti. Innanzitutto era prevista una preghiera su colui che avrebbe ricevuto appunto il titolo accademico e poi veniva consegnato l'anello d'oro. L'anello d'oro che stava ad implicare un matrimonio spirituale con la Chiesa. Se, con la preghiera di rito poi c'è un secondo passaggio che prevedeva il libro prima chiuso, il libro è la Sacra Scrittura, scusate, prima chiuso e poi aperto. Questa simbologia stava ad indicare nel libro chiuso che era l'impegno e l'obbligo di annunciare la parola di Dio senza remore e senza paure di sorta, quindi il coraggio dell'annuncio anche nei casi estremi con il rischio della propria vita, e poi di annunciare che cosa? Non se stessi, ma quello che era il deposito fidei, cioè di annunciare quella che era la tradizione della Chiesa nella fedeltà alla Chiesa stessa. Altro passaggio importante poi è il conferimento della berretta del quadricorno. Il quadricorno con la famosa berretta, qui con si chiama una sorta di sporgenza a destra e a sinistra, indicava a modo di croce greca la croce di Cristo. La berretta non stava a indicare un banale complicato da mettere lì per fare bella figura, indicava appunto il gioco della croce. Quindi anche la responsabilità morale e l'autorevolezza che non era tanto legata al titolo di studio, ma a quello che il titolo di studio ti concedeva di annunciare. E quindi poi, concluso questo ennesimo passaggio con la preghiera di rito, c'era poi l'ultimo passaggio, quello di potersi sedere sulla cattedra. La cattedra quindi indicava il luogo da cui poter annunciare tutto questo, sempre a modo di servizio. E qui voglio anche
intervenire, qui poi anche aprire una parentesi importante e significativa su quello che il conferimento di grado accademico, maestro in sacra teologia o in artibus e teologia, come era così scritto nella pergamena che veniva poi consegnata al neodottore, implicava nell'ordine dei fatti non conventuali una serie di privilegi che erano legati al titolo in sé. Privilegi che per noi possono anche farci un po' sorridere, ma che nel contesto culturale del tempo sta anche a indicare l'importanza e il ruolo che si dava alla cultura. Cioè chi conseguiva il grado accademico era giusto che avesse un riconoscimento rispetto anche ai sacrifici che erano il frutto di questo lavoro, un lavoro di studio costante e sistematico. Il discorso è la strumentalizzazione di questo titolo. Cioè a chi fondamentalmente lo utilizzava per avere una vita di privilegi, e c'era invece chi come padre maestro lo utilizzò a servizio degli altri. Il titolo di padre maestro era un modo più diretto, immediato, per indicare popolarmente il grado accademico conseguito. Voi non troverete mai in un documento ufficiale il padre, quando si concedono questi gradi accademici, il padre maestro, maestro in sacra teologia, troverete, se lo dico direttamente in lingua italiana, chiaramente il testo non è il grado accademico scritto in latino. Ma detto questo, il problema era la strumentalizzazione. Quali tipi di privilegi concedeva, erano previsti al titolo? Per quanto riguarda coloro che poi sarebbero stati orientati all'insegnamento, questo aspetto poi c'era il normale iter previsto, la carriera di docente previsto per colui che aveva conseguito il grado accademico, era previsto dei privilegi, quindi esenzione dal coro, quindi la possibilità di non vivere la vita di preghiera insieme ai confratelli, la possibilità di avere una stanza personale con la possibilità di poter avere anche del denaro che serviva per comprare libri, e un altro aspetto ancora che oggi ci fa riflettere, la possibilità di avere da un due o un quattro fratelli religiosi a servizio del padre maestro. Insomma, facevano le corfe della situazione, senza girarci intorno nelle cose. I due o quattro poi dipenderà dalle costituzioni, soprattutto dal grado di docenza del padre maestro. Erano i famosi corfe del tempo, quindi dovevano chiaramente pulire la stanza del padre maestro, portare i libri al padre maestro, perché evidentemente pesavano, poi se non aveva gli acciacchi dell'età, dovete capire, poveraccio, non era colpa sua. E quindi, in base a questo, stai a servizio del padre maestro. E questo, voi capite, veniva concesso, questo perché lo studio era prioritario e, come veniva ritenuto prioritario, il servizio culturale che svolgevano appunto i docenti ai vari livelli. Ovviamente l'esenzione dal coro e l'esenzione del gestire denaro personale, voi capite, dipendeva anche molto di come uno viveva questo, dal percorso di vita spirituale di conversione del religioso. Questo provocò anche nell'ordine di fattore conventuali gravi problemi in negativo, perché ecco, tra l'altro, io ho trovato nelle gesta orbis, non dico l'articolo anche di cronaca per rendere meno pesante la mia relazione, delle richieste particolari, perché venivano poi richieste al ministro generale la possibilità che padre maestro di avere la propria camera, anche delle tende, dei mobili particolari, di portare scarpe di camoscio oppure calzini di seta e in alcuni casi anche il parruccone bianco, se avete visto la camera dell'ordine inglese, il parruccone bianco, eccetera. Ecco, che ovviamente ci fa sorridere, però per loro questa simbologia indicava, che noi ci fa ridere, uno potrebbe dire ma un carnevale, si vesti il carnevale prima delle cene, non si festeggia in altri periodi dell'anno, però mi fa capire come il privilegio, quando viene dato a una persona che lo vive come carriera personale o come forma di arrivismo, per cui io devo arrivare per poter poi vivere in questo modo, questo fa parte delle cosiddette fragilità umane, abbiamo poi gli abusi e le ombre legate al titolo.
E poi vi rimando a chi interessa su queste cose nella mia relazione, perché poi c'era anche un tipo a di portare i capelli, se non veniva concesso il parruccone bianco, tipo camera dell'ordine inglesi, anche un tipo di pettinatura, perché poi c'erano anche lì le mode, per cui bastava che un docente importante avesse il capello tagliato in un certo modo, si chiedeva anche il capello così. Infatti il generale risponderà invitato, portare i capelli alla secolaresca, cioè come una volta non c'è anche tipi di secolari, di laici, eccetera, eccetera. Però questo mi fa capire come rispetto a questi privilegi, laddove non c'era un'autentica maturità umana e spirituale, si sfociavano i cosiddetti abusi. E scusate se il cellulare può essere spento, perché chi parla poi il suono mi distrae, su questo limite mio, chiedo scusa, mi perdo il filo del discorso. E quindi rispetto a questo ci fa capire appunto come questi abusi ci sono stati. Noi non sappiamo percentuale quanti cari maestri abbiano fatto di queste richieste, anche perché ovviamente meno dai gesta ordinis, dinanzi a queste richieste i ministri generali hanno sempre risposto con un secco no. Tuttavia, se ci sono delle fonti che ci attestano che in alcuni studi fuori dalla città di Roma questo problema era presente, per cui, come spesso capita, l'essere umano è fatto così, uno cerca sempre di agire allo stallo. Se questo mi viene permesso, se il generale non mi viene permesso, io sento provinciale gentilmente mi può dare questo permesso. Poi in provincia è più rischioso, perché se dico di no a quello potrebbe anche essere un voto in meno al capitolo, quindi c'erano anche delle logiche di sani o insani equilibri provinciali, ma questo poi lasciamo ai singoli casi. Dico questo perché noi abbiamo testimonianze di vari maestri con i parrucconi vestiti in un certo modo, eccetera eccetera, un po', non dico la scolaresca, ma la carnevalesca, se mi si possa passare il termine. E quindi, terza parte della mia relazione, e quindi dico questo perché voi capite, padre maestro, dottore in sacra teologia, familiarmente chiamato padre maestro, il Fasani, se avesse voluto, avrebbe potuto, perché lo ribadisco il concetto, le costituzioni urbaniane, che non è di suo riferimento specifico, gliene avrebbero permesso. Cioè, mi si passi il termine, la bella vita, insomma. Perché se tu hai la possibilità per legge di avere il denaro, di avere la tua vita, di avere i frati golf che ti lavano la stanza e non ti tirano la faccia, perché non questo non è il caso, no? Voi capite che lui poteva tranquillamente utilizzare quello che le leggi prevedevano per i padri maestri. E quindi, rispetto al titolo accademico conseguito e anche, se vogliamo, alla incentivazione evidente che il rito prevedeva, e poi rispetto alla vita che avrebbe potuto condurre, lui ha scelto nella sua vita reale qualcosa che non fosse questo. Vedete, io ho fatto il parroco per 8 anni al centro storico di Napoli, no? Per cui ovviamente lì il culto, devozioni e processioni, chi più ne ha più ne metta, la zona da via dei Preselli, no? E dico questo perché è stata un'esperienza fondamentale della mia vita, perché quello che mi ha dato anche a essere, a mio avviso, un docente che non ha fatto aumentare la gente, insomma. Ecco, in quel tipo di mondo il problema vero non erano le processioni, era il culto fine a se stesso, un culto che dovrebbe aprirti a una vita spirituale significativa, che invece era finalizzato alla processione. Non ho nulla contro le processioni, non ho nulla contro la religiosità popolare, assolutamente non sia ben chiaro, ma è anche vero che c'è il rischio che il culto sia fine a se stesso. Per cui, almeno nel napoletano, non ci possiamo meravigliare se, come dicevo ieri a tavola, alcune processioni i camorristi portano la statua della Madonna o del Santo Padrone. Quando il culto è idolatro e fine a se stesso, abbiamo questo. Dico questo perché vorrei rimarcare la figura del padre maestro, e sia il titolo accademico sia i privilegi che il titolo accademico prevedeva, il Fasani non l'ha utilizzato per se stesso per fare una bella vita, ma ha vissuto questo come servizio all'uomo.
uomo intendendo non soltanto la pastorale ai laici, ma anche all'interno della vita religiosa, nei servizi di responsabilità culturale e anche di governo a cui la provvidenza lo ha chiamato. E questo poi anche nella dimensione pastorale, sia nelle realtà di estrema povertà materiale e morale, sia nelle situazioni anche normali. Voglio dire, nella pastorale non troviamo sempre i casi estremi o disperati, anche i casi normali. In tutto questo, lui ha vissuto la teologia che dalla dimensione culturale, intellettuale, ecco, lo ha vissuta attraverso lo strumento della preghiera come strumento che lo ha aiutato a entrare nel mistero di Dio per poterlo poi vivere a livello personale e testimoniarlo ai confratelli o agli uomini e alle donne che la divina provvidenza li ha fatti incontrare con questo percorso. Quindi, se vogliamo trovare dei meriti personali, già altri prima di me hanno rimarcato la dimensione pastorale del Fasani, già prima di me hanno rimarcato la dimensione anche del Fasani, le sue responsabilità di docente e di guardiano, eccetera, che ha vissuto. A mio modesto avviso, per quello che io ho potuto capire, la grandezza di quest'uomo non è stato utilizzare le logiche della grandezza umana o quelle categorie di potere e di strumentalizzazione dell'abito che si portava, del sacerdozio o del titolo accademico per proprie carriere personali, ma appunto servizio all'uomo come visione concreta della propria testimonianza con Dio. E guardate che se non c'è un rapporto con il Padre Eterno, verico, vero, autentico e reale, alla fine le recite finiscono. E il Fasani, se non avesse avuto questo rapporto costante e sistematico con il Padre Eterno, la sua recita sarebbe finita e sarebbe persa la dimensione che c'è tutti noi in primo piano dell'orgoglio, dell'alienismo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi il merito suo è aver non soltanto studiato la teologia per capacità sue o per una teologia con il grado accademico, ma con la grazia di Cristo, quella grazia che lui ha permesso di agire nella sua vita attraverso la sua vita di preghiera, vita anche ascetica e penitenziale, ecco, la grazia del Signore, con il suo sì, gli ha permesso di testimoniare questa teologia dai banchi di scuola alla vita, quella vita spicciola o la vita di tutti i giorni, in cui ha costruito con la grazia del Signore la sua santità. Io penso che sia questa la grandezza di un uomo, non i titoli accademici o quello che ha fatto nella vita, ma quanto abbia potuto testimoniare ciò che il Signore ha compiuto in lui. E questa è la grandezza di quest'uomo. Concludo così il mio intervento e vi ringrazio che mi state addormentando.